Siamo qua con Marco Ozio, ex giocatore del Torino, che è il club con cui tra l'altro è esordito in Serie A, Empoli e il Parma Calcio con cui ha vinto competizioni europee e competizioni italiane. Volevo chiederti com'è stato per te l'esordio in Serie A e che effetto fa vincere un trofeo italiano, comunque anche europeo, così ambito, così importante. Sì, diciamo che è il sogno di ogni bambino, no? Giocare a calcio o fare uno sport, diciamo, ad alti livelli, come può essere il tennis, il tennista o uno che gioca a basket, così, che il sogno poi è arrivare ad alti livelli, no? Sempre con i piedi per terra, però il pensiero di un bambino è quello che quando giochi a calcio ti piacerebbe arrivare in alto, insomma, a fare una carriera. E mi è andata abbastanza bene, e poi ci vuole anche molta fortuna farsi vedere, farsi notare e trovare poi delle persone che credono in te e partire, insomma, come è successo a me a 13 anni da Ancona, e sono andato a Torino perché è stata la mia prima società professionistica, diciamo. Poi il sogno si stava avverando, non è mai detto una volta che tu arrivi in una società di calcio così importante che la carriera è avviata, perché ci sono tanti sacrifici, molti credono che sia tutto facile, rose e fiori. Io ero lontano dalla famiglia perché sono partito da Ancona, e parliamo del 79-80, quindi c'è un periodo non c'erano i telefonini, non c'era il computer ed era difficile allontanarsi dalla propria famiglia. Però sono arrivato a Torino e ho coltivato sempre questo sogno e questo desiderio di poter arrivare il più in alto possibile. Dopodiché, in tanti anni alla corte del Torino, nei giorni del Torino, sono riuscito anche a debuttare a 17 anni. E fu Bersellini, che tra l'altro era il grande Eugenio, il tecnico del Toro, una domenica mattina, io tra l'altro avevo già giocato, racconto un pochino come è andata l'esordio. Io avevo già giocato in primavera il sabato, non ero stato convocato in prima squadra mai, qualche apparizione in allenamento così quando avevano bisogno di qualche altro giocatore, però non era ancora nel mio il sogno c'era, ma non era ancora così chiaro. Nella domenica mattina io vivevamo tutti in sede, quindi un convitto, diciamo, gli stranieri, cioè quelli che erano fuori Torino. E arrivò la telefonata proprio nel nostro telefono, nelle camerate, che ci dividevamo, no? I turni con il gettone, così. Arrivò la telefonata, Ozio al telefono, Marco, domenica mattina. Ho risposto al telefono, era l'accompagnatore del Toro, la prima squadra, e disse: guarda che giochiamo alle 2:30, all'1 ti devi far trovare al comunale. Pensavo fosse uno scherzo, no? E invece mi sono recato al comunale, ho aspettato l'arrivo del pullman, perché i ragazzi erano il tiro, noi facevamo il tiro ad asti, cioè il Toro faceva il tiro ad asti, quindi arrivò il pullman all'1 e mi feci trovare uno spogliatoio, così, con grande imbarazzo, insomma, sai, c'era Zaccarelli, Dossena, cioè giocato Copparoni, Leggi, però, cioè, giocatori che io li vedevo ogni tanto in sede e stravedevo per loro. Loro scherzavano, ridevano anche con me, c'è anche lui, il giovane. Mi chiamavano il magico Alverman, c'era un cartone animato, degli episodi di questo magico Alverman all'epoca, e vabbè, forse per le magie, tra virgolette, che facevo in campo, perché ero abbastanza dotato.
E niente, poi a 20 minuti dalla fine contro l'Avellino, Berzellini si girò in panchina e disse fagli vedere come si gioca a calcio. Mi ricordo se la sostituzione fu di Selvaggi, il direttore nazionale, o di Schachner, che era lo straniero, il centravanti austriaco. Comunque, io quindi terrorizzato, la prima volta che venivo convocato, una cosa e l'altra, e mi tremavano le gambe, infatti i primi palloni erano proprio toccate e fuga. E lì è stato il debutto, dopodiché ho in quel fine anno, perché era febbraio, in quel fine anno mi sembra di aver fatto qualche panchina, però ero già stato aggregato negli allenamenti con la prima squadra. Dopo vicissitudini varie, una cosa e un'altra, c'è stato il prestito all'Empoli, il primo passaggio proprio diciamo da giocatore, no? Il passaggio all'Empoli, tra l'altro. Lì fortuna volle che io sono andato a Empoli nell'85-86 e l'Empoli doveva disputare il campionato di Serie B. Sì. Era arrivato terzo o quarto, adesso non mi ricordo se erano due retrocessioni dalla Serie A, quindi due promozioni dalla Serie B o tre. Comunque ci fu un scandalo, scommesse, il Vicenza che fu retrocesso, e quindi noi eravamo in ritiro alla Garfagnana. Dopo 3-4 giorni mi ricordo che eravamo a tavola, così è arrivata la notizia all'Empoli in Serie A. Quindi sono trovato in una squadra di Serie B per fare l'esperienza, diciamo, in prestito così, e ci siamo trovati in Serie A. Poi abbiamo disputato il campionato di Serie A strepitoso, con la stessa identica squadra. Mi sembra che fu preso Ekström, l'unico straniero dalla Svezia, però l'organico era quello lì, insomma eravamo 16-18 giocatori, non c'erano queste rose ampie. Tra l'altro, se non sbaglio, hai segnato il primo gol con l'Empoli. Il primo gol dell'Empoli, della prima vittoria all'Empoli diciamo nella storia dell'Empoli in Serie A, con la vittoria con l'Inter 1-0, con il mio gol. E feci anche l'ultimo gol a Como che valse la salvezza, quindi è stata un'annata strepitosa, insomma, per la prima esperienza da giocatore. Poi sono rientrato al Torino a fine prestito e il Toro mi girò al Parma in Serie B. Cioè, il Parma era all'epoca una società che lanciava molti giovani, lanciava molti allenatori, tra cui Sacchi, e quindi io giovane ho detto sì, a Parma ci vado perché faccio un'altra esperienza fuori da qua per vedere come può andare. E dopo il primo anno mi riscattò il Parma. Da lì il Parma cambiò un pochino marcia, no? Nel senso che c'era sempre più presente la Parmalat, Tanzi, anche se il presidente che mi ha preso qua a Parma era Ceresini. E abbiamo disputato due campionati di Serie B, dopodiché, come dicevo, con l'entrata di Tanzi, il Parma cambiò marcia, insomma, era sempre una società dove lanciava molti giovani per i campionati di Serie A. Però la struttura cominciava a essere un pochino più importante, e infatti il terzo anno, con l'arrivo di Scala, con quei giovani promettenti, tra cui Gigi, Apolloni, Melli e quel gruppo lì, Minotti, facevamo un campionato che inizialmente non era il nostro obiettivo vincerlo, era l'obiettivo di fare un campionato diverso dagli altri anni, nel senso che gli altri anni sì, lanciare i giovani, però la permanenza in Serie B, cioè era un pochino una società così. E invece, come dicevo prima, con la struttura un po' della Parmalat che era entrata prepotentemente e con innesti importanti, siamo riusciti addirittura a vincere il campionato.
che l'obiettivo, come dicevo, non era quello di vincere, fare un gran campionato per stabilizzarsi proprio come, come società e come squadra. E invece c'è stata la vittoria del campionato. Da lì è stato tutto un crescendo di risultati, di vittorie, la crescita naturalmente personale, la mia e dei vari singoli, Gigi, Minotti, Melli, ricordo, Cuoghi, Zoratto, l'arrivo di Bellarrivo, di Di Chiara, cioè la squadra si stava formando sempre più forte e stupimmo, diciamo, il calcio italiano, perché da lì sono arrivate delle vittorie importanti, insperate, ma dentro di noi c'era questa consapevolezza di essere veramente forti e quindi abbiamo raggiunto il primo anno l'obiettivo della Coppa UEFA, addirittura sesto posto, siamo stati eliminati subito al primo turno, l'anno dopo il primo turno, però c'è stata la vittoria della Coppa Italia, insomma, contro la Juventus, cioè, per Parma città, Parma tifosi, Parma società, arrivare a certi livelli e poi disputare la prima finale di un trofeo importante come la Coppa Italia contro la Juventus e vincerla addirittura, veramente è stato un sogno che si è realizzato, meritatamente vinta tra l'altro. E come dicevo, da quell'anno lì, della vittoria della Serie B, sempre un crescendo, il risultato dell'appiazzamento UEFA, la Coppa Italia e poi penso io l'apoteosi l'anno dopo che abbiamo raggiunto la finale della Coppa delle Coppe a Wembley, il tempio del calcio, insomma. E che dire di più? Cioè, sono quelle soddisfazioni che ti rimangono dentro, che ti porti dentro, che 20 anni prima, 15 anni prima era il sogno del bambino che si era realizzato il tutto. Questo è quanto. E proprio rimanendo legati a Wembley, come si vivono gli attimi prima di una finale? Per esempio la sera prima, si dorme, non si dorme, è più forte la voglia di andare in campo a giocare oppure si ha quel timore di magari perderla? Secondo me è caratteriale la cosa, nel senso che uno sente più la partita già il giorno prima, quindi non riesce a dormire, deve fare dei riti, non dico scaramantici, però si distrae in determinato modo. Io personalmente non ho mai vissuto il match, la competizione stessa così, in modo stressante, cioè abbastanza sereno, abbastanza tranquillo, pur sapendo che effettivamente, sai, quando giochi in campionato, che è una continuità di partite, possono essere 32, 34, quelli che sono. Quindi domenica puoi star bene, male, così, sai, quando raggiungi un obiettivo così, la settimana prima già senti un po' di tensione, il giorno prima lo stesso, se un pochino, non dico preoccupato, però un po' di agitazione c'è, ma io guarda, l'ho vissuta molto bene, perché tra l'altro il mercoledì mattina, per dirti un episodio, mercoledì mattina noi facciamo sempre il risveglio muscolare con Carminati e naturalmente siamo stati svegliati presto, eravamo all'Hyde Park e quindi facciamo il risveglio muscolare con 20 minuti, mezz'ora nel parco e poi liberi tutti fino a mezzogiorno, perché a mezzogiorno avevamo la riunione tecnica, diciamo, briefing. E io ho preso un taxi, vado in centro, io amante della musica, tra l'altro all'epoca musica new wave, quindi inglese proprio, alla ricerca di gruppi un po' particolari, sono sempre stato appassionato di quella musica lì, e mi recai alla Piccadilly Circus, mi sembra che era
nella zona lì così c'era la Tower Bridge e il Tower Records, erano tre piani di musica dove vendevano strumenti, dischi particolari così. E ho passato la mattinata lì dentro, ho comprato non so quanti CD, c'erano già i CD o sì, i dischi. E poi alle 11:30 ho detto ma rientro in albergo, ed era l'ora di punta, che non, cioè, il traffico era proprio bloccato. Ho preso questo taxi, dicevo in fretta, io devo arrivare a mezzogiorno e mezzo, mezzo inglese, mezzo italiano, in fretta così. E, bloccato proprio, lui ha capito la situazione, ha cominciato a fare un po' di manovre, come nei film, un po' di manovre così, passare nelle viette, e poi tutto al tratto mi sono trovato in albergo, che era mezzogiorno quasi preciso, quindi già ho detto, già prendo il cazziatone, scusate, dal mister, dalla società, ci sarà pure la multa, perché tanto io e Sandro prendiamo sempre le multe in qualsiasi situazione. E sono arrivato di corsa, ho lasciato il mio pacco lì nella hall, sono entrato nella riunione, erano quasi tutti seduti, quindi ho fatto anche la bella figura, sono arrivato puntuale, e da lì è partita poi la giornata. Quindi per dirti che sì, l'attenzione del match c'era, perché fuori dubbio una partita così importante, però l'ho vissuta anche abbastanza serenamente. Quanta differenza c'era di ritmo, magari ovviamente ci sarà anche adesso, tra una partita non classica, cioè magari anche una partita importante di Serie A, e una partita qualsiasi della Coppa? Sì, c'era effettivamente già, c'era differenza di ritmo, anche la tensione, dicevo prima, non ero così agitato io, però la tensione in campo si avvertiva. Ricordo la semifinale con l'Atletico Madrid, sia a Madrid che in casa, cioè, poi una società così come l'Atletico Madrid, che era nata quell'anno lì per vincere le competizioni, il ritmo è più sostenuto in tutto, no? nei falli, nell'agitazione, nel contrasto. Non che nelle domeniche precedenti con il campionato, però effettivamente il ritmo era più sostenuto, anche perché non puoi sbagliare niente, capito? Non ci sono le 30 partite di campionato, tu hai un obiettivo di salvezza o di vittoria o di qualificazione, però te le giochi in 30 partite, in 34, in 38, quelle che sono. Qui si trattava soltanto di andata e ritorno, e ti giocavi la vita, e poi la finale invece in 90 minuti, quindi molta più tensione in campo, molta più aggressività nel andare a recuperare i palloni o sviluppare un'azione, sicuramente. Questa è una cosa simpatica. Beh, prima cosa, con chi hai legato di più nella tua carriera? E seconda, perché tutti ti chiamavano sindaco? Da cosa è dovuto? Allora, ho legato, io sono sempre stato molto tranquillo, e quindi sempre fatto gli affari miei, però naturalmente quando c'era da condividere con il gruppo ero il primo a espormi e a contribuire, insomma. E quindi sono sempre stato ben voluto e ho sempre dato la mia disponibilità con tutti. Ho legato un po' con tutti quelli che mi sono, i compagni che ho trascorso così. Certo che rimane un pochino più, non nella memoria, però anche perché ci frequentiamo ancora, non spessissimo, ci vediamo frequentemente con Gigi Apolloni, con Sandro Melli, sono rimasto molto legato. Ogni tanto sento Tino Aspriglia, che fa delle mattate, ogni tanto ci vediamo tramite le videochiamate, però sono legato un pochino a tutti. Il sindaco è uscito fuori questo nome, questo, diciamo, appellativo, si dice questo. Sì. Una domenica
anno in casa e c'erano un po' di problemi con la gestione dello stadio tra la società, il Parma e il comune. E si parlava di fare lo stadio nuovo, di allargarlo, di farlo diversamente, di farlo fuori, però le cose andavano avanti e andavano avanti. All'epoca c'era il sindaco Maracolla, e, che veniva tra l'altro spesso allo stadio, e a un certo punto sulla destra, entrando in campo sulla destra della curva, dei tifosi tirano fuori questo striscione, l'asio sindaco, e da lì è rimasto. Mi volevano come sindaco per deliberare, diciamo, i lavori di ristrutturazione dello stadio, e lì è rimasto. Ma il bello che anche fuori città, nel senso che sì, ancora qualcuno si ricorda, anche se sono passati tanti anni, se insomma, mi recavo a Roma, a Milano, così mi riconoscevano il sindaco, sì, no. Quindi è rimasto in tutta Italia, questo mi rende orgoglioso, insomma. Non tutti hanno un soprannome, no? No. Quasi, diciamo, alla fine della tua carriera hai deciso di andare a giocare in Brasile, dove sei rimasto un anno, al Palmeiras, che è la squadra della città di San Paolo, e lì hai vinto anche il campionato. E hai trovato molte differenze nel calcio, anche riguardanti i tifosi, per esempio, oppure nell'inserirti nel gruppo squadra. Insomma, raccontaci un po' di questa tua esperienza in Brasile. Allora, guarda, io... Anche la vita fuori. Sì, assolutamente. Sai quei bambini che vanno a scuola, la mamma arriva dalla professoressa e dice sì, è bravo, però se si impegnasse di più, capito? Io sono sempre stato così. Quello che è venuto guadagnandolo sul campo, però non ho mai fatto quel qualcosa in più. Non c'è un rammarico, non c'è nessun... Però secondo me potevo fare sicuramente qualcosa in più, ma non con la volontà, perché ho sempre fatto al 100% le cose, però sono arrivati sempre i traguardi, raggiunto gli obiettivi così, e accontentandomi, no? Faccio l'esempio, Inzaghi, mi ricordo una partita, Inzaghi del Milan, mm-hmm. una partita proprio contro il Torino, mi sembra, la partita finì 6-0, 5-0, 6-0, lui al quarto suo gol, che era 6-0, cioè continuò a esultare come se fosse la finale di Coppa dei Campioni, ma proprio per la volontà, capito, che voleva raggiungere l'obiettivo, non so, di essere capocannoniere, di dare sempre di più. Io sul 6-0 avrei fatto gol, non avrei neanche esultato, per dire, capito, proprio caratterialmente. E non sono andato a fine carriera perché ho smesso presto. Sì. Perché potevo sicuramente allungare la carriera, se adesso giocano fenomeni, i Ronaldo, i Ibrahimovic, i Buffon, fino a pochi anni fa Totti a 38-39 anni, sì. Mi sembra che, non dico di arrivare a quell'età lì, però fino a 33-34 anni potevo giocare. E mi sono trovato, dopo la parentesi stupenda di Parma, a rientrare nel Torino. E anche lì sono ritornato molto volentieri, perché è stata la mia squadra che mi ha lanciato nel mondo del calcio. E quindi volevo anche lì far bene, ma ho avuto un sacco di infortuni, proprio infortuni gravi. E avevo 3 anni di contratto, il secondo anno problematico con Mondonico, società che era sempre altalenante, perché l'anno prima c'era Goveani, aveva preso quasi dal fallimento, poi Calleri, mezzo fallimento, cioè non è mai stata solida. E il terzo anno io venivo proprio da questi infortuni, tibia, perone, caviglia, avevo fatto proprio tutto, e ho avuto la possibilità di liberarmi, che non c'era prima c'era il vincolo, mm-hmm. cioè finivi il contratto ma rimanevi sempre vincolato alla società. Dopodiché nel 95 invece con la Bosman, il giocatore a fine anno, a fine contratto, 3 mesi prima della fine del contratto poteva e può accordarsi con le società, con un'altra società. Quindi è libertà assoluta del professionista di poter scegliere
la propria carriera, diciamo, il proprio contratto. Invece quegli anni lì c'era ancora il vincolo. Io invece l'ultimo anno sono riuscito a svincolarmi, cioè mi ha dato proprio il cartellino con il Toro, e quindi avevo il cartellino mio, potevo accasarmi da qualsiasi parte. Un po' per, non voglio dire, per personaggi che mi hanno messo i bastoni tra le ruote, un po' la sfortuna, diciamo, l'infortunio che nessuno pensava il mio ritorno alla normalità, sono rimasto un pochino fermo e mi allenavo con i crociati di Collecchio, la seconda squadra della Parma, e a un certo punto non avevo neanche chiesto al Parma di farmi di inserire, insomma, negli allenamenti, quindi mi allenavo con questi ragazzi qua. Arrivò la telefonata del presidente della Parmalat Brasile, Griselli, e mi disse: guarda, si è liberato il posto da straniero, perché loro potevano tesserare tre stranieri, si è liberato il posto da straniero, e se vuoi venire noi siamo pronti a prenderti. Io mi ero appena sposato, e decisi in poco tempo, veniamo io, andiamo a San Paolo, andiamo a San Paolo. Tanto sono stato il primo italiano ad andare a giocare in Brasile, forse l'unico, adesso non lo so, e uno dei primi italiani ad andare a giocare all'estero, perché non so se Ravanelli è stato poco dopo, poco prima, il Zola dopo, perché il Zola del 95-96 era qui a Parma, e quindi ho deciso di andare là. E differenze notevoli, sia in campo, quindi negli allenamenti, sia anche di fuori, come dicevi tu, i tifosi, così, sai, io so, le torsine sono abbastanza, non dico violente, però si fanno sentire, molto, molto caldi, molto. E poi a San Paolo ci sono 5-6 squadre importanti, c'è il Corinthians, il San Paolo, il Palmeiras, la Portoghesa, il Santos lì nel mare di San Paolo, sono squadre importanti, e si sente molto questo, diciamo, aria di derby. Di derby, quasi sempre il derby. E poi si gioca tantissimo, nel senso che non so, c'era una società, almeno all'epoca, decide di fare una tournée in Europa per prendere un po' di soldini, perché è stata invitata, non so, in Germania a fare un torneo. E quindi questa società prende parte e il campionato va avanti, poi quando torna deve recuperare tutte le partite, quindi è una serie di partite notevoli, il derby per esempio con il Corinthians, invece di giocarlo o in Villa Belmiro, che è la loro, la Villa Belmiro, il Corinthians o il Santos, vabbè, o a Palestra Italia, il Parco Antartica. Non so, la televisione, la federazione decide di giocarla nell'interiore, a 500 km da San Paolo, perché c'è lo stadio da 60.000 posti dove ci gioca soltanto la nazionale e la città, non so, il campionato di Serie C. Quindi per fare questo evento porta il Palmeiras e il Corinthians a giocare, e trovi naturalmente i fan che non aspettano altro, no? di vedere il Palmeiras o il Corinthians o il San Paolo abito a giocare in quelle partite. È come dire, non so, Toro e Juve a giocare a Genova. Però a Genova, non so, c'è molto, molto interesse per il Toro e per la Juve, e allora ti invitano a giocare quelli. Orari stranissimi, perché lì ci sono le telenovela prima di tutto. E poi dopo viene il calcio, e il ritmo un pochino più blando, anche perché all'epoca c'erano i campi, non so se voi l'avete mai visto, con l'erba alta così, la gramigna, cioè c'è l'erba grossissima, e io ho fatto fatica in primi tempi, perché a calciare in un campo dove l'erba è quasi zero, questa palla che viaggia a 2000 all'ora, lì invece dovevi calciare forte per farla andare, oppure non so, il cross, il lancio, vai sotto nella palla, tu, e la metti lì così, quando qui andavi sotto tanto, quindi la palla si alzava così, in verticale, no? Quindi l'abitudine anche a giocare a un calcio diverso, in un campo diverso. E
pochi allenamenti, perché dico, arrivavamo al campo, allenamento, si partiva per giocare una partita il mercoledì, si tornava il giovedì mattina, allenamento, andavo a casa, cambiavo, perché il venerdì si partiva per andare a giocare un'altra partita. Quindi è stata un'esperienza bellissima. Era dura. Però sì, molto, molto frenetica. Poi alla fine ho trovato una squadra fantastica, perché l'anno che l'ho fatto io al Palmeiras c'erano Rivaldo, Cafu, Di Salmigna, Kleber, c'erano Müller che aveva giocato a Torino, che mi ha aiutato tantissimo, tra l'altro. E Amaral poi fu preso dal Parma, mediano Amaral giocò sia nel Parma che nella Fiorentina. E Junior, il terzino sempre del Parma, parliamo del 90, anni, fine anni 90, e comunque una squadra stratosferica. Lì si fa da gennaio a giugno, luglio, il campionato statale. Io non so, c'è il campionato lombardo, il campionato piemontese, delle varie squadre di Serie A. E poi c'è il campionato nazionale brasiliano, che è da agosto a dicembre, ok? E in due campionati c'è chi vince il campionato, chi retrocede. Infatti c'è stato un anno, poco tempo fa, che nel campionato brasiliano, mi sembra, il Palmeiras retrocesse in Serie B e vinse il campionato paulista. Cioè, nello stesso anno, capito? Quindi cose particolari. Dopo, l'anno dopo, ha dovuto fare il campionato brasiliano di Serie B per rivincerlo, per ritornare con la Serie A. Però il campionato paulista quell'anno lì si sviluppava in due andate e ritorno, però finivi l'andata, c'era il primo, il secondo, il terzo e il quarto classificato, rimanevano gli stessi punti, si ripartiva non da zero ma con gli stessi punti, però il girone di ritorno calcolavano chi faceva più punti, cioè nel senso che il Palmeiras, non so, adesso dico una stupidata, aveva finito a 50 punti il girone d'andata, poi il girone di ritorno 40, con 90 punti aveva vinto il campionato, ma se il girone di ritorno c'era, non so, il Santos, che il girone d'andata ha fatto 30 punti, ma il girone di ritorno più di noi, 41 per esempio, si facevano i playoff. Tutto per creare un pochino di suspense, no? Sì, un campionato un pochino particolare. Noi invece facevamo il girone d'andata, non mi ricordo, mi sembra che avevamo pareggiato una partita, e il girone di ritorno lo stesso, quindi abbiamo massacrati tutti e non c'è stato senza il playoff e niente, perché avevamo veramente una squadra fantastica. Ti faccio le due ultime domande. La prima, hai giocato con vari campioni e volevo sapere chi ti ha colpito di più, non soltanto a livello tecnico, ma anche, per esempio, come hai detto prima, di Inzaghi, che al sesto gol continua ad esultare perché aveva voglia di migliorarsi sempre. Ecco, ti chiedo, con cui hai giocato che aveva questa voglia, che tu hai percepito questa voglia in lui di migliorarsi sempre? E l'altra domanda è il ricordo più bello della tua carriera. Allora, il giocatore più forte in assoluto che ho giocato, beh, secondo il mio punto di vista, ho giocato con Cafu, Rivaldo, Di Salmigna, insomma, di giocatori top negli anni, in quegli anni lì erano top 5, top 10, insomma, erano ai massimi livelli, ma quello che secondo me poteva fare molto di più e aveva delle qualità strepitose, Tino Asprilla, perché secondo il mio punto di vista Tino poteva giocare benissimo nel Real Madrid, nel Barcellona, nel Manchester United, che all'epoca era la squadra più forte d'Europa, diciamo, cioè nel top club proprio mondiali. E anche se fece una buonissima carriera Tino, naturalmente Rivaldo, campione del mondo, Cafu, ecco, se devo dare la palma d'oro, ecco, come giocatore straordinario Tino Asprilla, come esempio Cafu, pur essendo brasiliano, nel senso che i brasiliani hanno questa nomea di giocarelloni, di tecnica così, ma sono farfalloni perché gli piace il carnevale, perché se possono distrarsi se lo fanno, in molti si sono persi, guarda Adriano, che la Parma poi è venuta all'Inter,
i vari Romario fecero grandissime cose, però Edmundo, io ci ho giocato contro, cioè un giocatore impressionante, però loro godevano più la vita fuori dal campo che non. Cafu è esempio di professionalità, giocatore, ragazzo fenomenale. E il ricordo più bello appunto della tua carriera da Beh, ricordo calciatore. più bello, ce ne sono quelli che abbiamo detto, insomma, sono stati A Parma. tutti belli, sì, come abbiamo ricordato il debutto inaspettato, il debutto in Serie A, è proprio, non è detto che tu a quel punto sei arrivato, perché molti si sono persi, no, per strada, facendo il debutto, poi le varie meteore che sono spariti, quindi il debutto nel Torino, e se devo ricordare, c'è come simbolo la Coppa delle Coppe, seppure è un controsenso. Il valore della Coppa Italia contro la Juventus, il primo, diciamo, trofeo veramente è quello lì. Ma quello che secondo me racchiude un pochino tutta la carriera è la Coppa UEFA, la Coppa delle Coppe UEFA. Perfetto, ringraziamo Marco Osio per essere stato con noi e gli facciamo i complimenti per la sua carriera. Grazie, grazie a voi ragazzi.